Una buona serata, ben ritrovati con Dentro la Notizia. Stasera il nostro giornale si apre con le provocazioni di Vladimir Putin, che crede di aver annesso quattro regioni ucraine. Ha stretto il giro di posta l'Ucraina, va a sapere che non avrà colloqui quando non ci sarà, fin quando ci sarà al potere Vladimir Putin. Ci occuperemo della vicenda di un profugo ucraino di 27 anni che è alle prese con una malattia, sembra da sclerosi multipla. Vi racconteremo i dettagli. Ci occuperemo anche di autismo perché è partito un corso di formazione all'istituto, in un istituto comprensivo di Poggio insieme all'associazione IFUN. Un'ampia pagina sportiva questa sera con calcio e pallavolo per le ultime sia sulla Fenice Libera Virtus che sulla pallavolo Cerignola. Tutto questo e molto altro tra poco, subito dopo la sigla. E dunque Vladimir Putin pensa, con il suo discorso che ha tenuto oggi con l'annessione farsa di quattro repubbliche, anzi più che repubbliche, quattro regioni ucraine, dice ci sono quattro nuove regioni russe e questa scelta è definitiva. Ma non la pensa così il presidente Zelensky, né tantomeno l'Europa, ed è tornata ancora a minacciare il continente Putin, dicendo che il mondo non è più come prima. Tra l'altro mette in evidenza come l'incorporazione dei territori occupati è l'ultima sua offensiva. Il fatto nuovo è il considerevole aumento della posta in gioco che si sposta dall'Ucraina ad un'idea ben più complessa. Tra l'altro, Zelensky, il presidente ucraino, ha già fatto sapere che non riconosce quanto è avvenuto da Mosca, né tantomeno l'Unione Europea, mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà in seduta speciale per vedere se ci sono le condizioni per poter approvare una mozione contro la Russia, anche se ha posto il veto. Adesso veniamo alle notizie di casa nostra e la storia di un profugo ucraino di 27 anni ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. I medici lo hanno aiutato in una prima parte della sua lunga malattia. Sarà dimesso dall'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo un paziente ucraino di 27 anni, colpito da una diagnosi di malattia neurologica di una decina d'anni, definita come sospetta sclerosi multipla. Lo staff della neurologia dell'ospedale di San Pio, con un approccio multidisciplinare, hanno detto che la sua è una malattia demielinizzante, ma non è definibile come sclerosi multipla. Nei giorni del suo ricovero ha avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute. La diagnosi ha permesso di impostare una terapia mirata cronica immunosoppressiva che si spera possa essere continuata nel suo paese. Probabilmente nelle prossime settimane il paziente sarà dimesso per essere destinato ad una struttura residenziale riabilitativa. Probabilmente per le vacanze di Natale faremo a meno delle tradizionali luminarie natalizie, quanto ha disposto il Ministero della Transizione Ecologica, mettendo la responsabilità sul caro bollette. Da nord a sud il Natale rischia di essere il più austero di sempre. Quella di un Natale al buio potrebbe essere davvero l'opzione estrema, ma di certo i sindaci si trovano a programmare cosa fare nel periodo estivo, in un periodo ovviamente di forte crisi caratterizzata anche dalla situazione in Ucraina. I primi a essere penalizzati sono gli responsabili dei gestori delle discoteche della Puglia, fino ad arrivare a Taranto. Si prefigura una nuova tranche di aiuti come ipotesi estrema, quella di spegnere il Natale. Adesso parliamo di autismo. Dal 27 settembre è attivo in un istituto comprensivo di Poggio in collaborazione con un'associazione che si occupa di persone legate all'autismo, un corso di formazione.
Lo sportello autismo dell'Istituto Comprensivo da Feltre Zingarelli di Foggia, insieme all'associazione IFUN ed a una cooperativa locale, ha fatto partire lo scorso 27 settembre un corso di formazione sull'autismo. Si tratta di un vero e proprio training su comportamenti, rinforzi e analisi di casi. L'incontro gratuito è rivolto a docenti e anche ai genitori. La formazione verrà gestita da una pedagogista e da una psicologa esperta, le dottoresse Furina e Rauseo. Tra l'altro, lo sportello mira a fornire un supporto concreto ai docenti e un sostegno attivo alle famiglie di bambini con autismo. Insieme al fine di creare una rete di collaborazione, fornire informazioni e pratiche importanti che funzionino per la soluzione di tali problematiche. Andiamo avanti, occupiamoci adesso di filosofia e cultura, perché una passeggiata filosofica a Bosco Acquara di Orsara di Puglia è la nuova iniziativa promossa da una cooperativa sociale locale che andrà in scena il prossimo 2 ottobre con l'obiettivo di valorizzare il turismo lento di Orsara di Puglia, ma soprattutto esplorare il patrimonio ambientale da più vicino. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con un InfoPoint, la Proloco dell'amministrazione comunale di Orsara di Puglia. E adesso veniamo ad una ampia pagina sportiva. Cominciamo con il calcio. Domani attesa è per la sesta giornata di Lega Pro e l'Audace Cerignola affronta al Monterisi la formazione del Gembison. Speranze di riscatto per l'Audace Cerignola. La formazione gialloblu allenata da Michele Pazienza nella sesta giornata della Lega Pro sarà impegnata alle 17:30 di sabato 1 ottobre al Monterisi contro la formazione del Gelbison. I gialloblu ovaddini sono reduci dalla sconfitta subita ad opera del Monopoli in trasferta per 2-1 dopo aver dominato gran parte del primo tempo. Nella ripresa sono viste le occasioni migliori, ma poteva anche finire in pareggio. Il Gelbison arriva a questo importante confronto grazie al successo maturato in casa contro la formazione del Taranto per 3-0. Gli ospiti sono a 2 punti di distacco dagli Ovantini, con una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte e 5 punti all'attivo, mentre i gialloblu si trovano con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Dunque, per il team Ovantino c'è necessità di tornare immediatamente alla vittoria per rimanere nella scia delle squadre che si trovano nelle zone alte della classifica. E con l'aiuto della nostra regia andiamo a vedere il quadro completo di questa sesta giornata di campionato. Lo vedete con Messina Giuliano, Audace Cerignola Gelbison, Avellino Potenza, Picerno Monopoli, Crotone Juve Stabia, Pescara Monterosi, Taranto, Foggia, Turris, Catanzaro, Francavilla, Fidelisabbia e Viterbese Latina. Va ricordata naturalmente anche la classifica, eccola qui, con Catanzaro in testa insieme al Crotone con 13 punti, Pescara 12, Turris e Juve Stabia 10, Monopoli 9, Giuliano 8, a quota 4 punti, Monterossi, Francavilla, Audace, Cerignola e Latina. Pallavolo, presentata ieri la formazione della Pallavolo Cerignola che disputerà il prossimo campionato di Serie B2 stagione 22-23 con tante aspettative, soprattutto anche con chi ha voglia di continuare a dare molto per la Pallavolo, come nel caso della capitana delle Fucsia, Margaretta Altomonte. Prendo la parola dopo il presidente, insomma, la riflessione che ha fatto è profonda, per cui mi sento di spendere 2 parole per questa associazione. Innanzitutto io vi devo ringraziare per avermi, come dire, coinvolto in questo progetto e per aver rinnovato questo incarico di capitano che mi riempie davvero di orgoglio. Io parlo da, come dire, membro della squadra, ma anche da, come dire, cittadina acquisita, insomma, di questa città. Per cui io devo riconoscere che nel momento in cui un'associazione svolge un'attività di questo tipo, coinvolgendo non
Non è che voglio mettere in secondo piano la prima squadra, però avendo un bimbo che cresce qui, un'associazione che fa sport in una città, è un'attività molto importante. Io vedo adesso questa bella realtà di oggi, questa festa, e quindi mi fa molto piacere sapere che all'interno della città in cui vivo ci sono delle persone che spendono tantissime energie. Non pensavo di riprendere a giocare, per cui per me ricominciare in questo modo è stata sì, poi l'emozione più grande è stata viverla da mamma, no? Con una famiglia, con i borsoni che tu prepari mentre Marco cambia il pannolino, cioè questa, diciamo, l'emozione a 360 gradi come proprio esperienza di vita. E con le parole del capitano della pallavolo Cerignola Margaret Altomonte siamo arrivati al termine di questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ricordo che i servizi, le notizie, le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani a mezzogiorno con Weekend sabato 24 live. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Thank you.